Vai. Buonasera amici. Allora, questa sera mi diletterò a fare la focaccia in padella ripiena, proprio perché questi giorni di quarantena bisogna adattarsi e quindi è una ricetta molto semplice che più o meno gli ingredienti li abbiamo tutti a casa. Servono 400 g di farina 00, un cucchiaino di sale, 250 ml di acqua. E poi una bustina, io uso questa qui, Pane Angeli, pizzaiolo, torte salate e piadine, ma eventualmente non avete questa a casa, potete usare un cucchiaino di bicarbonato, comunque più o meno fa lo stesso effetto. E io nel ripieno potete mettere quello che volete nel ripieno, però io mi trovo la cicoria e anche provo l'affumicata, che ci servirà appunto come base della nostra focaccia e poi insomma anche per guarnire poi il sopra con la cicoria. Andiamo a procedere. Allora, adesso mi occuperò degli ingredienti solidi, quindi la farina. Poi metterò un cucchiaino di sale, della farina e la bustina del lievito. Andremo a mescolare intanto questi ingredienti con le mani, in modo che si incorporano tra loro, e poi verserò anche 3 cucchiai di olio d'oliva extravergine. Andremo a mescolare, scusate, prendo un cucchiaio. Andremo a mescolare intanto con un cucchiaio. Quando si sono più o meno amalgamati gli ingredienti, procederò ad impastare con le mani. Quando sentite più o meno che si sta solidificando, ecco, diciamo. È molto semplice, amici, questa ricetta, eh? È anche molto gustosa. Ripeto, il ripieno lo potete fare come volete, potete metterci dentro quello che volete, eh? Quello che vi trovate in frigo, qualsiasi cosa, tranquillamente. Allora, ecco qua, intanto ho continuato ad impastare e se sentite appunto l'impasto abbastanza morbido, aggiungete un pochino di farina. Deve essere morbido, però non deve appiccicare sulle mani. Quindi continuate a impastare in modo che diventa un panetto omogeneo e fatto questo lo dovete lasciare 10 minuti o un quarto d'ora a riposo, in modo che poi dopo si può stendere più facilmente. Allora. A tra poco. Allora, ecco il nostro panetto pronto e come vedete la consistenza deve essere abbastanza morbido al tatto e lo lasciamo riposare per un quarto d'ora. Adesso pensiamo al ripieno. Allora, ho una cicoria di campo e precedentemente lessata, scusate, e adesso l'andremo a ripassare in padella con olio, aglio e peperoncino. Facciamo soffriggere un pochino l'aglio e il peperoncino. Guardate, saranno 350 grammi più o meno di cicoria, quindi abbondantemente insomma va benissimo. E adesso attendiamo appunto rosolarsi del nostro aglio che emanerà un ottimo profumo.
ho già l'acquolina in bocca, amici. Spero che anche voi, insomma, a vedere questo procedimento vi siete un po' incuriositi a livello di palato. Speriamo che vi piaccia. Siamo quasi, Alla prossima. L'impasto ha riposato per i 15 minuti, adesso lo andiamo a dividere a metà, perché dobbiamo fare la base della focaccia, la dobbiamo riempire e sopra dobbiamo chiuderla. Quindi l'altra metà serve per fare appunto il coperchio. Adesso la andiamo a stendere con un mattarello la nostra, il nostro impasto. Allora, dobbiamo farlo appunto diciamo rotondo, una forma rotonda, quindi lo stendiamo e poi lo rigiriamo, così che creiamo la base. Nel frattempo mettiamo a scaldare la padella dove andrà cotta questa focaccia. E niente, a tra poco. Una volta che il nostro aglio si è, diciamo, imbiondito, e adesso andiamo a mettere in padella la nostra cicoria. Che meraviglia, che meraviglia, che profumo, mamma mia, che spettacolo. Ok, adesso facciamo insaporire la nostra cicoria con l'aglio e ci vediamo dopo. Eccoci, allora abbiamo creato la nostra base con l'impasto e il nostro coperchio. Adesso passiamo alla fase del riempimento. Allora, abbiamo la nostra cicoria ripassata e la nostra provola affumicata. Allora, io metterò un po' di fettine di provola come base, che non guastano mai. Così. Andrò a mettere, lascio un pochino di bordo perché poi il coperchio sopra andrà chiuso, quindi andrà sigillato. Poi metteremo la nostra cicoria. Potete farlo con quello che avete in frigo, con salsiccia e broccoli, con stracchino, non so, quello che volete, qualsiasi cosa volete. Vi potete sbizzarrire come volete. La lasciamo bella piena, bella bella piena, ci siamo quasi. Eccoci qua. Ok, e adesso mettiamo il nostro coperchio e andiamo a chiudere. Con le dita per sigillare in modo che non fuoriesca il contenuto. Ecco, diamo forma un pochino, sigilliamo bene bene il tutto. Intanto la padella si è scaldata. Guardate, lo spessore deve essere di 3 mm, 4 mm all'incirca, quindi in modo che non viene proprio altissima, insomma, viene una cosa giusta, ecco.
Adesso lo dobbiamo mettere nella nostra padella. La facciamo stare 3-4 minuti per lato e la copriamo anche con un coperchio. E come vi accorgete che si è cotta da un lato e dall'altro? Perché comincerete a sentire un po' l'odore di bruciacchiato. Non vi preoccupate, quella è la farina, non è un problema, deve proprio far così. Quindi come sentite un pochino l'odore di bruciacchiato, ma leggero, ripeto, leggero, la rigirate dall'altro lato e la fate stare altri 3-4 minuti, sempre col coperchio. A fra poco. Allora, siamo in cottura. Come vi dicevo, 3-4 minuti da un lato, la copriamo. Come sentiamo l'odore di bruciacchiato, la rigiriamo dall'altro lato. Più o meno come una frittata all'incirca, ecco, per capirci. Però un po' più sostanziosa, perché è bella bella ripiena. Va bene? A dopo. Allora, trascorsi i 3 minuti per lato, ecco il risultato finale, ragazzi. Una bella doratura per ogni lato, una bella, sentite la fragranza, sentite. Volevo far vedere come era venuta all'interno. Molto croccante, buonissima. Eccoci qua. Ecco qua, la nostra focaccia in padella. Facile, facile. Buon appetito e se il video vi è piaciuto mettete un like e potete anche scrivere, insomma, sotto a questo video altre ricette se magari volete che facciamo altre ricette. Va bene? Buon appetito!